Signor Presidente della Repubblica, illustri rappresentanti del Parlamento, egregi ministri, autorità tutte, signore e signori. Do a tutti voi il benvenuto alla prima edizione del Forum della Ricerca Made in Inail, che abbiamo inteso promuovere con l'obiettivo di mostrare le numerose e preziose opportunità che l'attività di ricerca offre per conciliare scienza, tecnologia, innovazione, prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Illustrissimo signor Presidente della Repubblica, le rivolgo a nome dell'Istituto che ho l'onore di rappresentare un sentito ringraziamento per aver accolto l'invito. Un'ulteriore dimostrazione della sua profonda sensibilità verso i temi essenziali per il benessere del Paese. Prende ora la parola Marina Elvira Calderone. Signor Presidente della Repubblica, Presidente Bettoni, cari colleghi ministri, gentili relatori e ospiti di questa prima edizione del Forum della Ricerca Made in Inail. È per me un onore e anche un'emozione portarvi il mio saluto in questa occasione di riflessione e confronto sui modi possibili per incidere su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, utilizzando l'innovazione tecnologica come alleata. Signor Presidente della Repubblica, signori ministri, rappresentanti del Parlamento, colleghi e membri della comunità di Inail, ringrazio il Presidente Bettoni e il Direttore Generale Andrea Tardioli per l'invito a essere qui, un invito che è anche una sfida per me, una sfida perché non ho competenza in campo di assicurazioni, di infortuni, eccetera. Tuttavia sono rimasto molto colpito dagli interventi che hanno preceduto, dal filmato devo dire anche da un articolo comparso sulla stampa nazionale di Andrea Tardiolo, che ha ricordato l'importanza del coniugare prevenzione, assistenza e ricerca. Non aggiungerò molte parole a quelle interessanti e preziose che ci ha consegnato il professor Mantovani e lo ringrazio a nome di tutti, ma desidero ringraziare il Presidente Bettoni per l'invito a essere presente a questo forum e nel salutare i rappresentanti del Parlamento e i ministri presenti vorrei sottolineare come, così come la sconfitta della violenza sulle donne, la sicurezza sul lavoro costituisca un banco di prova primario per la civiltà di un paese. Cosa occorre a questo riguardo? Credo che occorra fare riferimento a quanto alla definizione di sistema immunitario che il professor Mantovani dà in quello splendido libro di cui consiglio la lettura come orchestra armoniosa. Un sistema immunitario contro gli infortuni sul lavoro, composto da tanti elementi quindi. L'aggiornamento continuo di cui ha parlato la Ministro del Lavoro poc'anzi rispetto alle condizioni che mutano anche di forme di lavoro, di modalità di lavoro e quindi l'aggiornamento, la formazione di una coscienza diffusa di responsabilità propria e verso gli altri per la sicurezza quando si lavora, una grande definizione precisa, concretamente effettiva, efficace, di regola di comportamento, un'accurata vigilanza e sorveglianza sui luoghi di lavoro perché queste regole vengano rispettate. E qui oggi si mette a fuoco uno di questi punti, dei punti importanti di questo sistema immunitario per la sicurezza sul lavoro, la collaborazione fra lavoro e ricerca. È significativa la presenza contestuale dei ministri del lavoro, della sanità, dell'università e della ricerca. Questo incontro tra esigenze di sicurezza sul lavoro e ricerca è concretamente raffigurata dalle cose che poc'anzi ho avuto l'opportunità di vedere,
dei risultati che tutti conosciamo, che vanno sempre più fatti conoscere in maniera diffusa, dei risultati di interventi per prevenire e rimediare, per prevenire gli interventi sugli infortuni sul lavoro e porre rimedio alle loro conseguenze. Poc'anzi ho potuto constatare ancora una volta concretamente i risultati della ricerca su questo fronte, incontrando alcuni ricercatori con risultati straordinari presentati e anche ricercatori in formazione, gli studenti di una scuola che fanno già adesso applicazione di metodologia di ricerca. Ecco, questi risultati sono straordinariamente importanti. Io desidero esprimere la riconoscenza della Repubblica per l'attività che si spiega su questo fronte, perché sono non soltanto strumenti che prevengono gli infortuni, creando condizioni per impedire che si verifichino, sono strumenti che consentono poi di porre rimedio ai danni gravi che alle persone derivano da questi infortuni e anche strumenti che consentono di definire standard di comportamento. Ecco, tutto questo è importante, questo incontro tra ricerca e sicurezza sul lavoro è prezioso, è di fondamentale importanza e incoraggiando l'Istituto fa onore al suo ruolo, alla sua attività. Vorrei ringraziare il Presidente Bettoni e il Direttore Generale Tardiola per quanto viene fatto dall'Istituto sotto i vari fronti, nei vari risvolti, sotto vari profili. Questo di oggi è un punto fondamentale. Grazie per quanto fate, auguri.